quando ho frequentato tantissime volte la montagna del Pollino da solo, non ho mai avuto la sensazione della solitudine, mi sono sempre sentito come accompagnato da, da benevolenti presenze che mi circondavano. Aspetta quando ti dico una parola. Aspetta quando ti dico una parola. Quando ti tiro in pinna sti ali. Quando ti tiro in pinna sti ali. Quando ti tiro in a pinna sti ali. Quando ti tiro in a pinna sti ali. Io ho cominciato a frequentare questa zona venendo dalla Puglia come appassionato di escursionismo. E poi frequentato anche altre montagne, o addirittura mi ero trasferito addirittura al Parco dello Stelvio per 2 anni, ho lavorato 2 anni al Parco dello Stelvio, e mi ricordo che morivo di nostalgia per la luce, gli orizzonti e la vicinanza con il mare che aveva il Pollino. Quando appunto poi ho avuto l'occasione di poter lavorare sul Pollino, mi fu data da una cooperativa di Rotonda, non ho perso tempo e mi sono trasferito su questa montagna che ha un'anima forte, uno spirito proprio forte che sento, che percepisco e che mi attira e mi ha attirato e mi continua ad attirare irresistibilmente. Sensazioni bellissime, straordinarie. Devo dire la verità, su molte vette, proprio del versante ionico, appunto, che danno sul lato del golfo di Taranto, dello Ionio, ho provato diverse volte una sensazione quasi di presenze non ben definite, non ben identificate.